La Juventus con Giuntoli ha avviato un vero e proprio processo di evoluzione, una evoluzione che prevede comunque una rivoluzione. Una rivoluzione in casa Juventus che porta a un'estate forse un po' triste da un punto di vista degli acquisti, forse un po' banale da un punto di vista degli acquisti, però che può portare in futuro a qualcosa di molto ma molto importante, anche perché il percorso di Giuntoli è perfettamente in linea con quelle che sono le indicazioni date dall'amministratore delegato Maurizio Scanavino. E quindi andiamo a vedere quali sono gli obiettivi perseguiti a questa Juventus in questa sessione di mercato, soprattutto oggi siamo quasi alla finale, al gong finale del calciomercato. Beh, cerchiamo di capire perché la Juventus ha voluto così fortemente Giuntoli e quali sono gli obiettivi raggiunti, non tanto in termini di acquisti, ma in termini di prospettive future. Andiamo a analizzare oggi, facendo una bella analisi relativamente al mercato della Juventus, qui su FCM News Sport. Io, come sempre, vi ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende di Juve, quindi se vi va in maniera del tutto gratuita, iscrivetevi. Allora, la Juventus lo ha voluto fortemente Cristiano Giuntoli. È stato un percorso di convincimento molto importante. È stato anche, come dire, un corteggiamento durato tanti mesi, ma c'era una pretendente che era proprio lo stesso Napoli. Un Napoli che non voleva lasciarlo andare via. Un Napoli che, nella figura di Aurelio De Laurentiis, non voleva andare via l'uomo che aveva creato, che aveva progettato questo tipo di Napoli. La Juventus lo considerava e lo considera tutt'oggi l'uomo giusto per ricostruire, per avere una Juventus però sana, senza spese folli, senza investimenti sbagliati, senza scelte fatte un po' a casaccio. In questo momento lui ha avuto 2 mesi scarsi per lavorare. Io sono stato uno dei primi a dare una piccola critica a Cristiano Giuntoli, che è stato voluto fortemente non soltanto per le cessioni, ma anche per gli acquisti low cost, cosa che attualmente non sono arrivati, e questo bisogna anche dirlo. Però bisogna anche essere sinceri nel dire che quando vanno fatte delle analisi, io sono dell'idea che bisogna lasciare da parte un po' quelle che sono le, non tanto le opinioni personali, che quelle sono importanti, ma i simpatie e antipatia personali. Cioè, se c'è un'antipatia nei confronti, ormai ho notato nel calcio moderno che se c'è un'antipatia nei confronti di un determinato soggetto, si tende a guardare solo il bello e il buono di quel soggetto. Quando c'è un'antipatia nei confronti di un altro soggetto, ecco che si tende a guardare solo i lati negativi. Gli esempi sono appunto Giuntoli da un lato, per i tifosi Juventini in questo momento, ed Allegri. Da un lato c'è Allegri, che qualsiasi cosa fa è sbagliato, a prescindere, perché è un soggetto che in questo momento viene visto negativamente dalla tifoseria. Dall'altro c'è Cristiano Giuntoli, che viene visto in maniera assolutamente positiva in questo momento è tifosi della Juventus, e qualsiasi cosa faccia è vista in maniera positiva. Ecco, secondo me bisogna essere bilanciati ed equilibrati in entrambi i casi. Criticare, ma anche apprezzare tutto ciò che fa di buono Massimo Allegri, che sicuramente in questo momento sono veramente poche le cose che fa di buono, ma se ci sono vanno evidenziate. Stesso fatto per Giuntoli. Cioè, Giuntoli è vero, ha risparmiato qua tra cessioni, ammortamenti e stipendi quasi 70 milioni di euro. E quindi è un'operazione risparmio che in questo momento è andata a buon fine. Sicuramente la Juventus, avendo piazzato altri tanti giocatori, l'ultimo ad esempio è Bonucci, che era stato messo fuori rosa, ecco che ha cominciato un lavoro molto interessante. Bisogna però anche essere sinceri dall'altro lato, e continueremo a analizzare i numeri della Juventus, quindi rimanete qui con noi. Però bisogna anche essere onesti: la Juventus dello scorso anno è una Juventus che secondo me numericamente era più forte di quella di quest'anno, ed è una Juventus che non è arrivata neanche lontanamente a lottarsi lo scudetto. Questo va detto. Di contro, le altre si sono rinforzate, quindi questo è un aspetto che va considerato. È una Juventus che secondo me perde Di Maria e perde un pezzo molto importante. È una Juventus che secondo me aveva bisogno di un po' più qualità a centrocampo. È una Juventus che poteva anche migliorarsi per quanto riguarda gli esterni, e secondo me c'è un passo indietro rispetto allo scorso anno. Sono anche degli aspetti però positivi, come l'inserimento dei giovani. Inserimento dei giovani che bisogna essere sinceri, l'età media si è abbassata, perché ha elevato gente come Cuadrado, come Paredes, come Di Maria, ha inserito gente come Yıldız, come Hüseyin, come Weah, Cambiaso. Quindi l'età media si è abbassata. L'età media che però va di pari passo anche con che cosa? Col monte ingaggi. Perché il monte ingaggi del 2022-2023 era di 95 milioni di euro. Quella di quest'anno è di 83,5.
quindi un bel passo avanti, quasi 13 milioni di euro in meno, che sono una cifra importante. Ad illustri, lo sappiamo, li abbiamo visti, quelli di Maria, quelli di Cuadrado, il non aver riscattato Paredes. La Juventus comunque tramite questa operazione ha risparmiato quasi 22 milioni di euro lordi. In più risparmierà lo stipendio di Arthur, che è andato in prestito oneroso alla Fiorentina, a 2 milioni più bonus, e avrà il l'obbligo di pagare il 40% dell'ingaggio di quest'ultimo. Come operazione in uscita, ricordiamo, le più importanti sono quelle di Kulusevski al Tottenham, grazie alla quale la Juventus ha incassato quasi 30 milioni di euro, la plusvalenza di Zaccaria, che ha portato 16 milioni nelle casse della Juve, la plusvalenza di Kulusevski. Con Zaccaria la Juventus ha avuto quasi 20 milioni di per la cessione di quest'ultimo. E quindi Zaccaria, i prestiti di Rovella e Pellegrini a 17,4, i prestiti di Ranocchi all'Empoli, pressione rosa 500.000 euro, e De Winter 8 milioni in riscatto, una serie di operazioni che hanno alleggerito il monte ingaggi, fatto risparmiare un po' la Juventus e alleggerito anche la rosa. Per quanto riguarda il saldo di acquisti, invece, ad oggi è veramente basso: 20 milioni di euro, 10 per Weah, 6 per il riscatto di Milik e 2 per Facundo Gonzalez, tra l'altro lo stesso girato in prestito alla Samp. E poi Cambiaso, che è arrivato praticamente a zero, che era già di proprietà della Juventus. Soprattutto quello che era importante per Giuntile era l'abbassamento dell'età media e l'abbassamento del monte ingaggi. Monte ingaggi abbiamo parlato, l'età media è evidente, perché Bonucci, Di Maria, Cuadrado sono giocatori che ti tolgono esperienza, ma soprattutto che ti tolgono anche qualche acciacco, secondo me, da un punto di vista fisico. Entrano due giocatori molto giovani, di 23 anni, come Weah e Cambiaso. Bisogna anche essere... guardare un po' più là e considerare anche che, secondo me, al posto di Maria dobbiamo considerare ad oggi come ruolo sia Chiesa che Yıldız, giocatore che l'anno scorso non avevi. Chiesa per un infortunio, Yıldız perché era appunto in primavera e in next gen dopo. E quindi comunque l'età media si è abbassata. Si è abbassata di 2 anni. Siamo passati da 27 anni come età media a 27 anni e 225 giorni nella stagione 22-23 a 25 anni e 227 giorni nella stagione attuale, quindi 2 anni in meno. Si è passato di quasi 13-14 di ingaggio come monte ingaggio e di 2 anni come età media. Quindi ha cambiato poco, ma comunque non è la stessa dello scorso anno. L'obiettivo quest'anno è contenere, secondo me, cioè cercare di, se riesce a fare una super stagione, andare in Champions League, andare in lotta per lo scudetto, ma comunque mantenere il quarto posto, secondo me. Cioè l'obiettivo è andare in Champions, riavere gli introiti alla Champions League, potersi giocare lo scudetto in virtù del fatto che giochi solo una competizione, quindi questo un po' ti può aiutare. Bisogna però vedere come andrà il bilanciamento tra squadra molto giovane, giocatori molto giovani, e Allegri, che storicamente è uno che ha sempre lavorato con, non con i giovani, ma con una squadra fatta di campioni. Questo sarà un bel banco di prove, staremo a vedere. Staremo a vedere anche perché è una Juventus che, oltre ai giovani che arrivano dall'ex gen, c'ha anche tanti giovani di suo. Per esempio Vlahovic. Vlahovic è la punta di diamante, ma che rimane comunque un giovanissimo, che è un classe 2000. Lo stesso Ken, lì davanti. Ci sono tanti giocatori giovani che la Juventus dovrà plasmare. Io credo comunque che la stagione della Juventus dipenda, per come la vedo io, molto dalla ripresa o meno di Pogba. Cioè, se Pogba avrà la possibilità di giocare anche soltanto la metà delle partite, secondo me è Juventus che può giocarsi realmente lo scudetto. Perché è un giocatore che ha una classe talmente tanto superiore al contesto Juve e contesto Serie A, che è di un altro livello. Se sta però in una condizione accettabile. Se invece lo stesso Pogba, non dico lo scorso anno, ma quasi, allora la Juventus non è... deve accontentarsi del quarto posto, considerando che però le altre sono rinforzate. Quindi questo è un aspetto interessante. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, secondo voi che voto date al lavoro di Giuntoli, che voto date più che altro al lavoro di Giuntoli, che prospettive avete soprattutto per il futuro.